Ciao YouTuber, oggi in questo video ti faccio vedere i prodotti che uso per la skincare del viso. Sono passati anni da quando Fabrizio Zago aveva pubblicato su web il suo dizionario degli ingredienti cosmetici. Vi ricordate i pallini verdi, gialli e rossi con cui identificava gli ingredienti cosmetici? Adesso ci sono tantissimi dizionari su web che voi potete utilizzare per verificare tutti gli ingredienti dei cosmetici. Secondo me è stato un bel esempio di come i consumatori hanno influito sul mercato dei cosmetici. Infatti, prima venivano usati ingredienti palesemente ambigui e dannosi come la formaldeide. Progressivamente, grazie a Fabrizio Zago e ai pionieri che ci hanno consentito di leggere gli ingredienti cosmetici, i consumatori hanno potuto fare degli acquisti più mirati, più consapevoli, e le aziende farmaceutiche e produttrici di cosmetici interamente naturali si sono un po' dovute adeguare. Ovviamente non dobbiamo abbassare la vigilanza su queste cose perché le aziende fanno profitto, devono contenere i costi, per cui ho visto che da quando si sono moltiplicate queste industrie di prodotti che hanno ingredienti interamente naturali, la qualità secondo me è un po' scesa. Quando c'erano solo Veleda, Dr. Hauschka e Anne-Marie Berlin, mi ricordo che qua in Liguria c'era un piccolo negozio a Camogli che teneva Anne-Marie Berlin e basta, non ce n'era nessuno che tenesse questo brand, per esempio nel capoluogo che è Genova. E quindi da allora le cose sono cambiate, la qualità secondo me è un po' scesa. Ora noi spesso e volentieri tra gli ingredienti vediamo olio di soia, olio di cocco, è difficile vedere oli spremuti al freddo all'interno degli ingredienti. Questo, diciamolo, con l'estate che abbiamo avuto, con 6 mesi praticamente sopra i 30 gradi. Se avessimo avuto in casa dei prodotti con ingredienti interamente naturali, oli spremuti al freddo, avremmo dovuto tenerli nel frigo perché altrimenti sarebbero irrancidi e andati a male molto velocemente. Quindi c'è stata una pandemia, adesso c'è una recessione economica, i prezzi sono aumentati notevolmente e noi tutte dobbiamo fare dei compromessi. Quindi ovviamente dobbiamo tenere un'igiene di vita, ci laviamo il viso e ci aggiustiamo per la giornata, ma bisogna fare dei compromessi che tengano conto del budget a disposizione che ogni persona vuole dedicare alla cura del proprio viso, della propria pelle, soprattutto per tenerla in salute. Quindi non avere funghi, non avere rash cutanei, eccetera, eccetera. Questo ovviamente della salute secondo me va al primo posto. E poi la funzionalità, la pelle fa funzione di barriera e protegge appunto il nostro corpo, va quindi tenuta elastica e funzionale. Allora, adesso vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato. Questo è un olio di rosa, ormai è finito, è molto famoso perché è della marca e del brand Pai. L'ho comprato sul sito di Ecoverde e lo metto dopo aver spruzzato questa acqua di rose, interamente anche questa naturale. Questa è del brand Balm Balm, anche questa l'ho comprata sul sito di Ecoverde, quindi ancora oggi ogni tanto compro su Ecoverde. Questi prodotti mi sono durati tantissimo perché l'olio di rosa per il viso ne bastano 3-4 gocce e quindi questa bottiglietta mi è durata veramente un sacco di tempo. Poi per detergere il viso uso semplicemente uno schiumogeno delicato di Roche-Posay comprato in farmacia e per le labbra ho provato, questo non è un prodotto che ha ingredienti interamente naturali, è un prodotto che mi ha consigliato la farmacista di Nuxe, che è una ditta di farmacia, di prodotti di farmacia francese molto famosa per fare prodotti cosiddetti multi-purpose, cioè che vanno bene. Nuxe fa un olio che può essere messo sia sui capelli che sulla pelle e che quindi idrata sul viso, eccetera. Questi prodotti che vanno bene un po' per tutte le parti del corpo e quindi cosiddetti multi-purpose sono molto interessanti, soprattutto da portare in viaggio.
perché che un prodotto possa svolgere più funzioni, quindi di balsamo per capelli e di idratante per tutto il corpo, secondo me è abbastanza geniale. E questo è un lucidalabbra al miele che ha un profumo incredibile, infatti secondo me questa è una delle caratteristiche principali, perché è un mix tra il profumo di miele e quello di agrumi. E quindi è fantastico, dà un senso di benessere immediato e quindi lavora a più livelli perché ha questo senso di soddisfazione all'odorato, che è un senso collegato all'ipotalamo e quindi che dà una sensazione di benessere immediata e molto profonda. E quindi è un buon prodotto, è carino, fa le labbra molto lucide e sulle indicazioni di prodotto c'è scritto che può essere usato anche alla sera come maschera prima di andare a dormire sulle labbra. Bisogna darne poco perché altrimenti si macchia il cuscino. E questo è tutto, YouTuber. Io non uso tantissimi prodotti, non sono obiettivamente un'esperta di antirughe, anche se ho 46 anni, io non metto foto con i filtri, ho rughe. E me le tengo, insomma, non sono, no, non faccio queste battaglie antirughe, non ho mai fatto trattamenti dal dermatologo, punture, cose di questo genere, e quindi non so dirvi niente al riguardo. Ci sono tantissime YouTuber, ci sono anche dermatologi, dermatologhe. Professioniste che fanno video su YouTube su questi argomenti, quindi sicuramente se vuoi avere qualche informazione su anti-aging e anti-rughe, puoi trovare da qualche altra parte. L'unico trattamento anti-aging, tra virgolette, che io faccio in inverno è questo peeling di Canova che si chiama Resurface MD 15 Peel di Canova, che è un peeling alla vitamina C. Che io dovrei mettere su una volta ogni 15 giorni prima di andare a dormire, in realtà mi dimentico e certe volte lo faccio una volta al mese, certe volte non lo faccio neanche, infatti è tipo 2 anni che ho che ho questo peeling, però quando lo metto effettivamente si vede che attenua un pochino le rughette di espressione. E quindi secondo me è un buon prodotto. Dalle mie ricerche, da quello che mi sembra di capire, i più efficaci ingredienti anti-aging sono la vitamina C, l'acido ialuronico, AHA, alfa idrossic acids, e poi il retinolo e quindi la vitamina A. Però il retinolo, può anche bruciare la pelle e quindi bisogna consultare un dermatologo per sapere il proprio dosaggio di retinolo e quindi di vitamina A. Ci sono poi anche delle creme in farmacia che invece, al retinolo A potete prendere senza prescrizione. Questo è quello che mi sembra di capire che siano gli ingredienti più usati per l'anti-aging, però come vi ripeto, per me la cosa più importante è essere in salute, mantenere un livello alto di gioia quotidiana e soprattutto dedicare il mio budget non tanto agli ingredienti cosmetici quanto e quindi alla skincare, quanto a esperienze di vita che mi piacciono, per cui fare qualche viaggetto, qualche gita di un giorno, andare a teatro a vedere un bello spettacolo o andare al cinema. Quindi, essendo queste le mie priorità, il budget per la skincare è abbastanza ridotto. Mi piacciono i prodotti multipurpose e mi piacciono anche i prodotti che lavorano su più livelli. E quindi che hanno questi profumi non necessariamente sintetici, ma che magari ti suscitano dei ricordi o un benessere. Tutto questo è soggettivo, perché ci sono persone che traggono benessere dal profumo di Dior e persone a cui piace quel profumo di terra che arriva quando, è appena iniziato a piovere. Naturalmente questi sono gusti totalmente soggettivi. Spero con questo video di esserti stato utile, YouTuber, e ci vediamo al prossimo.